Si è appena concluso il weekend della Superbike, quinto round del campionato mondiale nel nuovo circuito di Most che si trova in Repubblica Ceca, un gran premio appunto inedito che vede ancora una volta il ridimensionamento del campionato, perché oramai abbiamo capito che ogni round che passa il leader del mondiale o cambia o quantomeno il mondiale si riapre totalmente. Sembrava un campionato mondiale Superbike chiuso o quantomeno fortemente indirizzato dopo il round precedente e invece a Most ci ritroviamo ancora una volta con un margine risicato tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, i due principali contender al titolo del mondo 2021. Andiamo con ordine, partiamo con il Racing Podcast, però, da quello che è successo nella gara del sabato, la prima delle tre che vedo oramai impegnato la Superbike nel format tradizionale di questi ultimi anni. C'è la vittoria di Toprak Razgatlioglu, una vittoria che è anche importante per il morale del turco che veniva da un weekend precedente assolutamente non all'altezza, ed era un chiaro segnale per rispondere presente all'allungo di Jonathan appunto nel round numero 4. Invece al quinto round abbiamo visto una dimostrazione di forza, secondo me, di Toprak Razgatlioglu, che di forza letteralmente va a vincere il primo round del mondiale Superbike di questa gara, battendo un Scott Redding che su Most sembrava assolutamente in palla, un Redding che peraltro si rifarà nel corso del weekend, ma quello che è, diciamo, sotto la lente d'ingrandimento, quantomeno per quanto riguarda il pilota inglese, è un ingresso all'ultima curva, a meglio, la penultima curva del circuito di Most da parte di Razgatlioglu, che di forza, di prepotenza, quasi di cattiveria, secondo Redding, va a infilare il pilota inglese nell'ultima staccata. E poi con la curva a destra a suo favore e impostando il rettilineo in modo corretto, va a vincere la prima delle due gare che Toprak vincerà. Redding non le manderà a dire nell'intervista post-gara, un'intervista a caldo in cui viene attaccato veementemente il turco per questa manovra, una manovra che dal mio punto di vista ha senso di esistere assolutamente, e nonostante io sia un tifoso da Ducati, mi trovo a dissentire dall'affermazione di Scott Redding, che probabilmente appunto le affermazioni di accusa verso Toprak di manovra sconsiderata probabilmente sono appunto figlie della sconfitta a caldo e delle dichiarazioni immediatamente dopo, anche frutto dell'adrenalina. Redding poi si scuserà con Toprak nel corso della giornata successiva e poi lascerà spazio evidentemente alla pista, dove lo vedrà trionfante in gara 2. Però è un circuito quello che ha destato Redding in diversi modi, è un layout che comunque gli è piaciuto, sembrava veramente un layout congeniale al pilota inglese. Certo, Redding ha sottolineato più volte quanto questo circuito a livello di sicurezza e di vie di fuga molto strette diciamo abbia evidentemente qualcosa da migliorare. Nel complesso è un circuito che io terrei evidentemente anche nel mondiale successivo, visto che comunque ha fatto esordio in questa stagione, è un circuito che comunque su alcune vie di fuga, in particolare su un curvone verso destra, il numero 13 se non sbaglio, evidentemente ha qualcosa da rivedere in termini di sicurezza. Se è stato un circuito congeniale per Toprak e per Redding, non lo è stato sicuramente per il cannibale Jonathan Rea, che di fatto abdica al turco e ai suoi diretti contender, perché con una doppia caduta di fatto qui il mondiale si riapre, e sarà una caduta che condizionerà tutto il weekend del nordirlandese alla curva 1, che è una delle curve più lente dell'intero mondiale. Redding perde la moto e di fatto si stende per le terre, dovrà retrocedere già di posizioni, rientra in pista in questo caso undicesimo, ed era già comunque un Rea, abbastanza al limite, perché comunque non riusciva a superare i suoi diretti avversari, e dunque si vedeva che questa pista non era congeniale al nordirlandese. C'è poi un'ulteriore caduta, ed è quella un po' più grave, una caduta che in realtà sarà al termine della competizione, un volo tremendo, sempre nella curva 20, di cui abbiamo già parlato poco fa, di fatto azzererà le speranze di pochi punti del cannibale Jonathan Rea, che lascia spazio dunque a Toprak Razgatlioglu per la prima delle due vittorie, perché appunto, come accennato prima, il turco vincerà anche la Super Pole Race della mattina, accorciando sempre di più nei confronti di un Jonathan Rea che comunque fa un podio fondamentale della sua carriera, che è il numero 200 della storia in Superbike, sempre per quanto riguarda il nord irlandese, ma è un Jonathan Rea che appunto, figlio della caduta precedente, dovrà diciamo correre molto contratto e tirando un po' i remi in barca, tanto è vero che appunto i podi sia di Super Pole Race sia di gara 2 sono obiettivamente dei podi di conserva, ed è un Rea effettivamente evanescente in questa competizione della Repubblica Ceca. Certo, uno che fa evanescente, fa due podi, insomma, probabilmente è un termine un po' forte, però rispetto ovviamente agli standard del cannibale ci aspetta sempre qualcosa di più, e qui non c'è stato, al netto che comunque
Rey esce da Most come leader del campionato mondiale e obiettivamente è ancora il pilota da battere a mio modo di vedere. Vedremo se già da Navarra, che sarà il prossimo appuntamento, ci sarà anche una volta Toprak che sarà in grado di ribaltare i pronostici. Bisogna vedere anche se ci sarà l'ingresso del terzo Big Three della competizione della Superbike in generale, che è Redding, un pilota che ha come problema la grande incostanza. È un pilota che su alcuni circuiti fa veramente quello che vuole, come è capitato in gara 2 di Most, che era il più veloce in pista, ha salutato Toprak e tutti gli altri e se n'è andato. Ci sono altri circuiti però dove Redding in generale la Ducati ha fatto veramente fatica. Vedi per esempio a Misano, dove Redding era assolutamente un fattore inesistente, vedi per esempio anche il round precedente, vedi Donington, vedi tanti altri round che effettivamente hanno condizionato un po' la stagione di Redding, che è terzo solitario, ma è un po' a bagnomaria tra fare il salto di qualità per raggiungere gli altri due, che sembrano al momento di una spanna superiore, quindi Redding, Rey e Razgatioglu, ed è una spanna sopra tutti gli altri che sono obiettivamente dietro in classifica. È una posizione un po' scomoda quella di Redding, che comunque si toglie una grande soddisfazione per vincere la gara della Superbike, quella che conta di più, la gara 2 della domenica pomeriggio, e torna a vincere dopo il round di Estoril, dove anche lì appunto sembrava un pilota veramente importante. Peraltro Rey si toglierà anche una enorme soddisfazione oltre la pista, ovvero sposerà la sua donna Janie, che appunto è stata, diciamo, riservata della proposta di matrimonio appena dopo la vittoria di Redding. Un bellissimo momento, a tratti anche toccante. Dunque per Redding ci sarà anche il matrimonio futuro, oltre che godersi la vittoria della gara 2 di Most, per il quale suona God Save the Queen, mentre per Razgatioglu suona la marcia dell'indipendenza, il suo inno nazionale, una marcia dell'indipendenza che ha suonato 2 volte su 3, e queste due vittorie appunto vanno ad accorciare il distacco a soltanto 3 punti da Jonathan Rey. Appunto, come già accennato, Razgatioglu capitalizza al massimo la caduta del cannibale e va a vincere di prepotenza una gara 1, una manovra straordinaria che vorrei rivedere altre volte fatte così, una manovra veramente spettacolare. Vince Super Pole Race anche Razgatioglu, con il podio completato sempre da Redding e da Rey, che sono gli stessi che finiranno sul podio per quanto riguarda la gara 2 della domenica pomeriggio, ma con l'inglese davanti, e per lui suona God Save the Queen. Razgatioglu secondo e Rey terzo. Prossimo round sarà Navarra, altro circuito nuovo per quanto riguarda la Superbike, un circuito però dove, a differenza di Most, le Superbike hanno già effettuato dei test, dunque ci saranno molti pilota a disposizione, a differenza di questo circuito della Repubblica Ceca, che effettivamente è all'esordio assoluto. Un circuito che ve lo faccio rivedere, è molto particolare, molto tecnico, un circuito stretto che comunque per le moto può andare bene, 21 curve addirittura sono tantissime per questo circuito, che comunque ha regalato tantissime belle gare tra tutte le categorie, perché hanno corso anche Super Sport e Super Sport 300, il circuito che appunto io terrei. Vanno però modificate alcune vie di fuga, soprattutto appunto nella parte veloce, che appunto vediamo va da curva 12 a curva 15. Parliamo però dei singoli, dei piloti, e con la classifica aggiornata possiamo fare un bilancio di quello che abbiamo visto. Dobbiamo fare un plauso in generale alla Superbike italiana, perché il premio collettivo di Rider del giorno se lo beccano in toto Andrea Locatelli, e se lo beccano anche gli altri italiani, in particolare Andrea Locatelli. Dobbiamo fare una menzione d'onore perché prende il secondo podio consecutivo per quanto riguarda la sua carriera in Superbike, un podio incredibile per la Yamaha ufficiale, che tanti anni fa era una moto che le prendeva dalle superpotenze Kawasaki e Ducati, e invece qui ne piazza 2 sul podio. Il pilota di punta che deve vincere e lottare per il titolo del mondo è primo, ma Andrea Locatelli si dimostra un pilota che si sta adattando molto molto bene col passare del tempo a questa Yamaha. Già col round di Assen si erano viste tantissime belle cose, con piazzamenti in costante top 5, e qui è la stessa cosa. Terzo posto per Andrea Locatelli in gara 1, doppio quarto posto in Super Pole Race e gara 2, è veramente prova straordinaria di Andrea Locatelli, così come è straordinario Axel Bassani, altro italiano competitivo che in 2 gare su 3 va a punti, addirittura quinto, top 5, prima della carriera per Axel Bassani, che ricordo che corre con una Ducati privatissima del team Motocorsa e batte il molto più quotato indipendente Gareth Gerloff, che ha già esordito in MotoGP, di cui però si dice un gran bene. Anche lui però deve essere sistemato come costanza soprattutto di test, ma Bassani fa una gara consistente, anche lui all'esordio assoluto, si rivela veramente una piacevolissima sorpresa, doppia top 10 per lui. Peccato per quanto riguarda la terza gara, perché verrà coinvolto in un brutto incidente, peraltro con un altro pilota italiano, cioè Alessandro Del Bianco, altro pilota al rientro in questa categoria. Peraltro Alessandro sono contento di rivederlo in pista, perché è un pilota che io mi godo veramente parecchio, e speriamo che possa rientrare a tempo pieno, non solo come pilota sostituto. Però Bassani appunto figlia
di questa caduta di gara 2 purtroppo dovrà rinunciare a punti che sarebbero sicuramente arrivati anche nella terza e ultima gara. Fa una discreta gara anche Rinaldi, che comunque fa un ottimo quarto posto per quanto riguarda gara 1. Certo, questi piazzamenti sono anche viziati dalla caduta di Jonathan Rea, ma comunque sarebbe stata top 5 col Cannibale sul podio, top 5 che infatti viene confermata nella seconda gara di Most, quella della domenica pomeriggio. Non prendono punti purtroppo, Rinaldi appunto non li prende per quanto riguarda la Super Pole Race. Comunque in generale l'Italia si prende assolutamente il premio di MVP di giornata, perché nell'era moderna, e per era moderna intendo gli ultimi anni, diciamo post Mondiale Biaggi, non si vedevano prestazioni così competitive in generale da un bel po', e dunque avere tre italiani che hanno fatto top 5 è assolutamente un buon segno, e speriamo che ce ne siano altri che possano calcare quest'onda. Questa scuola italiana per il momento ha dell'ottimo materiale su cui lavorare, e vedremo quali soddisfazioni ci potranno riservare obiettivamente nel futuro. Quindi sicuramente loro si prendono i premi di rider del giorno, si prende anche il premio di rider del giorno sicuramente Toprak, perché per la manovra che ha fatto in gara 1 merita assolutamente il mio personalissimo premio. Ripeto, una manovra fatta di testa, di forza, con un pizzico di follia, ma i piloti di moto, lo sappiamo, sono folli anche in alcuni punti di vista. È una manovra che comunque dà ragione al pilota turco, che voleva assolutamente vincere a tutti i costi questa gara per recuperare punti su Jonathan Rea, e sono stati punti preziosissimi. Sono punti che permettono adesso di riaprire di nuovo il mondiale, dopo che appunto nel round di Assen Jonathan Rea aveva capitalizzato 3 vinte di fila, e Razgatlioglu, anche complice dell'incidente di gara con Garlett Gerloff, ha dovuto abdicare in gara 2 di Assen. Qui invece abbiamo un Razgatlioglu costante che quasi al giro di boa del mondiale, perché siamo soltanto alla quinta su 13 gare, è assolutamente competitivo e ci sarà da divertirsi da qui fino al resto del campionato del mondo. Chi è mancato è il mio idolo Chad Davis, che ha fatto veramente una fatica immensa con la Ducati semiufficiale. È mancato anche in realtà in generale la Honda, che ha perso assolutamente delle grandi potenzialità dove se ne erano invece viste nelle gare precedenti. BMW un po' né carne né pesce, era evidente che comunque Yamaha, Kawasaki con Rea e soprattutto a Ducati con Redding erano le come dire, case da battere. Soprattutto ne esce molto molto bene la Yamaha, che finalmente con due moto ufficiali e con Gerloff, che comunque l'abbiamo rivisto in costanza nella top 10, può puntare comunque sicuramente a grossi risultati di peso. In ogni caso è un campionato superbike da seguire, e appunto il prossimo round sarà a Navarra tra 2 settimane, 21 e 22 agosto, in un altro circuito inedito per la superbike, sperando che appunto la lotta tra Toprak e Johnny possa essere ancora più avvincente di così. E da tifoso Ducati speriamo che Redding si possa assolutamente come dire iscrivere alla festa, anche se il distacco è di 50 punti dal nord irlandese. Se il mondiale è aperto in Superbike, non lo è di certo in Supersport, nonostante i due contender principali del titolo del mondo sulle 600 abbiano vinto le gare spattendosi una vittoria a testa. Nella prima gara di Most vince il sudafricano Steven Odendaal, una gara peraltro sospesa per bandiera rossa, visto che erano venute meno le condizioni di sicurezza della pista. Una competizione che appunto toglie dal podio quello che era il dominatore incontrastato di questa categoria, perché Dominic Aguerd, dopo 5 vittorie consecutive, addirittura finisce quarto, e per i standard offerti dal pilota svizzero quarto posto è veramente tanto tanto poco. Per Steven Odendaal suona in Kosi Sikeleli Africa il suo inno nazionale, e anche per lui ritorna a esserci la vittoria, perché Odendaal, ricordiamo, ha vinto le prime 3 competizioni del campionato Supersport prima dello strapotere di Dominic Aguerd. Dominic Aguerd comunque si rifà vincendo la gara 2, dominando e scherzando gli avversari, dunque ribadendo il concetto che lo svizzero è il pilota da battere in questo campionato delle derivate della serie per quanto riguarda la categoria 600, per una classifica che appunto vede ancora una volta lo svizzero iper primo a 207 punti, 6 vittorie su 10 gare, e quando non ha vinto ha fatto per sbaglio quinto. Quindi assolutamente è un pilota che è il principale contender. L'alternativa in realtà sarebbe Odendaal, che comunque di gare su 10 ne ha vinte 4, ma sembra comunque veramente un passo sotto a colui che ha dominato sia la gara di Most, la numero 2, sia in generale le competizioni da Estoril fino ad Assen. Per Dominic Gerter suona, ricordiamo, il salmo svizzero, il podio lo completano lo stesso Steven Odendaal per quanto riguarda la gara 2, e terza posizione per Manuel Gonzalez, che è un pilotino da tenere d'occhio. Attenzione a Manuel Gonzalez, campione di Supersport 300
Per quanto riguarda il 2019, un pilota molto molto giovane che si farà attenzione a lui per questo percorso delle arrivate della serie, soprattutto nella 600, potrebbe essere un papabile campione del mondo perché il talento ce l'ha e sta crescendo sempre di più. I piazzamenti in top 5 sono veramente tanti e qui a Most prende addirittura due podi, podio tra l'altro molto prestigioso, soprattutto in gara 1, perché è una seconda posizione. Peccato per lui non aver sfruttato però la pole position. Completa il podio Philipp Oettel per quanto riguarda la gara 1, all'ennesimo piazzamento nei primi 3 della stagione per comunque un altro pilota molto costante e oramai specialista, mi verrebbe da dire, di questa categoria. Capitolo Italia e affini, Luca Bernardi si conferma comunque il migliore dei nostri con dei piazzamenti tra appunto i primi 6, quindi anche Bernardi, giovanissimo, 19 anni, un anno più grande di Gonzales, avrà tempo e modo per formarsi e questa prima stagione sta già regalando soddisfazioni al pilota sammarinese. Il migliore invece degli italiani, come appunto nazionalità, è Federico Caricasulo, che ha vissuto delle vicissitudini non propriamente bellissime, correva con GMT 94 che lo ha scaricato. Caricasulo poi ha dovuto sostituire Maria Herrera, che non era presente in questa gara, e con lo stesso team, appunto, quindi la MotoX Racing Yamaha, ha fatto quinto e sesto, quindi grande prova per Federico Caricasulo. Speriamo che da qui possa ricominciare il suo campionato, che lo ha visto non competitivo con la moto di GMT 94. Qui invece ha cambiato team, non ovviamente marca, e ha fatto il passo che un pilota del suo talento deve compiere. Dunque speriamo di rivederlo, visto che l'impiego con MotoX Racing Yamaha non è fisso, ma era apparentemente soltanto per questa gara di oggi, in attesa appunto del ritorno di Maria Herrera. Chissà se il team italiano possa schierare altre moto da qui alla fine della competizione. Gli altri italiani, abbiamo visto Raffaele De Rosa, punti per lui, 12° e 10° in una prestazione abbastanza sottotono qui purtroppo per il pilota campano, che vi ricordiamo corre su Kawasaki. Kevin Manfredi finisce a punti nella prima gara, poi compie purtroppo un errore in curva 1 in partenza e dovrà ritirarsi, centrando anche l'incolpevole Jules Cluzel, che comunque aveva dimostrato di essere un buon sprinter quantomeno nella prima gara di Most, e poi dopo è dovuto come dire scemare nel gruppo, e qui stava facendo veramente la stessa cosa. Tutti gli altri italiani sono finiti fuori dai punti, e concludiamo il nostro Racing Podcast con la Supersport 300, una Supersport 300 che vede due gare completamente diverse. Quella del sabato pomeriggio vede la vittoria, come vediamo dalla tabella, solitaria di Victor Stehman, per il quale torna la vittoria KTM, che non vinceva nella Supersport 300 da Assen 2018, e dunque collegamento olandese per questo ritorno alla vittoria di Victor Stehman, per il quale suona Helt Wilhelm, si suona in nazionale. Una vittoria per dispersione del pilota olandese, che in qualificazione ha dato veramente la paga alla gente e l'ha dato anche nella gara vera e propria. A 5 secondi c'è stato poi un grande volatone tra tantissimi piloti. Alla fine la spunta Alejandro Carrion, anche lui al primo podio della carriera in 300, e terzo è il pilota di casa Oliver Koenig, stesso discorso fatto per Carrion. Quarto è invece Samuel Di Sora. Va detto che in realtà sia Koenig sia Di Sora sono stati penalizzati di una posizione per aver ecceduto i limiti della pista, quindi in teoria Carrion era arrivato terzo al traguardo, ma poi per le penalità di Sora e Koenig appunto è arrivato in una straordinaria seconda posizione. Il migliore degli italiani è stato Mirko Gennai in decima posizione, che è il migliore degli italiani anche nella classifica generale del campionato delle 300, dove lì invece facciamo un pochino di più fatica, a differenza invece delle Superbike. Nella seconda gara, che invece non ha la tabella a disposizione, comunque vede la vittoria di un altro olandese, il campione del mondo in carico, ovvero Jeffrey Buys, che ha ragione di Tom Buthamos, letteralmente in volata. E terzo posto ancora per Alessandro Carrion, che evidentemente in questa pista della Repubblica Ceca si è trovato veramente a suo agio per un mondiale della 300, che vede ancora una volta il contenzioso tra Adrian Huertas e Tom Buthamos. Dunque ancora una volta ci sarà tempo e spazio per la lotta tra questi due in un campionato veramente tanto tanto equilibrato, perché è di fatto una Moto3 delle derivate della serie, con spesso gare decise in volata, come la seconda del pomeriggio di oggi, Supersport 300, che però non correrà nei prossimi eventi. La ritroveremo semplicemente a Magny-Cours per quanto riguarda appunto la 300, quindi settembre, mentre appunto Supersport 600 e soprattutto Superbike torneranno a Navarra weekend del 21 e 22 di agosto. Fate sapere cosa ne pensate dunque di questo nuovo Racing Podcast per quanto riguarda la Superbike, che ancora una volta vede un mondiale riaperto, e speriamo che ci sia ancora una volta questa lotta tra Toprak e Jonny Rey. Il saluto da parte di MeteoTorgal, fatemi sapere cosa ne pensate appunto del mio Racing Podcast, delle vostre opinioni a caldo. E se ancora non l'avete fatto, ci vediamo al prossimo video con il post-gara del Gran Premio d'Austria di MotoGP.